Allora, salve a tutti, sono Brown Wiki e benvenuti a una nuova puntata di Arguably Brown. Allora, ho necessariamente bisogno di riarmorarmi, non so neanche come dire, rifarmi tutta l'armatura. Quindi i cosi già ce l'abbiamo, però per esempio i pantaloni mi sembra di no. Se faccio così, che succede? Tipo, vediamo. No, ok, non funziona. Stivali e poi serve la pettorina. Così. Poi ho bisogno di una spada pure decente. Però aspetta, spada, facciamocela di diamante. Spero che la spada mi capiti con looting, perché praticamente è la cosa migliore per cercare di prendere queste teste di Wither. Dove sta? Così come qualsiasi altro drop del resto. Facciamo questa spada. Tutto che lagga da paura, ovviamente. Sbrigati, sbrigati, sbrigati. Vediamo un po'. Ok, va bene. Non è quello che volevo, però va bene, dai. Incantiamo anche l'elmo e via discorrendo. E infine gli stivali. Vediamo questa cosa schifosa che stava morendo. Ecco, fatto. Yeee! Quasi quasi faccio un'altra spada. E vediamo se riesco a ottenere il looting. O forse no, ora vedo cosa fare. Allora, al tempo di fare un altro livello 30 con la zombie farm, facciamo, proviamo a cantare un'altra spada a vedere cosa ottengo. Ok, rimettiamo i pistoni in alto. Merda. Ok, completamente inutile. Comunque c'è stato Dinnerbone, che lo seguo su Twitter, e praticamente ha scritto che ha eliminato tutti i glitch grafici da Minecraft. No, glitch grafici, è stato i glitch della luce. E quindi, morale della favola, però toccherà aspettare non sta settimana, ma quell'altra, visto e considerato che praticamente, siccome Jeb sta in vacanza in Spagna, a quanto pare non ci sarà Snapchat questa settimana. Ok, ora devo decidere cosa fare e poi continuo con l'episodio. Sono andato nella slime farm e qui è assolutamente un casino. C'è pieno zeppo di slime. Ok, morire così inutilmente mi sembra stupido. Un lag che ti ci porta via. Probabilmente se leviamo il suono. Infatti, va parecchio meglio. Dai. Come vedete, in pratica ho risolto il problema delle slime ball per secoli, penso. Comunque, stavo pensando al sistema per farli fuori o comunque per portarli in alto. Io non sento più neanche se mi sto a far male. No, no. Che cazzo? Porca puttana. Allora, che sta succedendo? Perché questo qua sgliccia di fuori?
Chi ti ha dato? Ah, ok, sta qui. Quindi se colpisco tipo qui. Oh, alleluia, ce l'ha fatta a morire. E poi sta cosa ha pure affilatezza, quindi dovrebbero schiattare di brutto. Invece. E ok, una volta che sono diventati tutti piccoli, si possono uccidere anche a mano così, perché serve un solo, come si dice, un solo colpo per farli fuori. Comunque, dislessia, portami via. Yeah. Facciamo fuori questi. Che palle, un altro grande. Sì, ma fortunatamente la situazione sta migliorando. Allora, l'idea migliore sarebbe quella di portarli in alto e ora penso che andrò in creativa a sperimentare qualche sistema di trasporto. Probabilmente userò le scale perché ho visto che le salgono in modo molto spinto. Allora, ho finalmente trovato un sistema per portarmi gli slime in superficie e poi poterli uccidere con calma. Praticamente ho fatto varie prove. Questa è stata la prima prova. Beh, lasciamo perdere il casino. Comunque credevo che gli slime più grandi potessero salire le scale così. In realtà ho scoperto da qui che solamente quelli piccoli possono salire le scale. Dopodiché ho provato con un design a chiocciola per farli salire, ma perché volevo farlo nel più piccolo spazio possibile, ma in realtà non è possibile, bisogna fare qualcosa di più grande e non c'ho voglia di scavare. Infine, dopo un sacco di prove, sono riuscito a fare questo. Lo chiameremo lo Sliminator 1.0. E scusate, ma mi è venuto un po' di mal di gola. Vi faccio vedere come funziona. Questo screma tutti gli slime e li fa diventare più piccoli. Allora, in questa prima parte vengono scremati gli slime, quelli più grandi. Infatti, passando di qua, urtano contro la lava e vengono divisi in quelli più piccoli. Per separare quelli medi, invece, non potevo usare lo stesso sistema perché morivano. Gli slime più piccoli, poi saltando fuori da quelli medi, morivano. Qui abbiamo il sistema per scremare appunto quelli medi da quelli piccoli. Arrivati qui, essendo larghi più o meno quadrati 2x2, forse un po' di meno, infatti ce ne stanno due, affogano, si separano e lasciano cadere attraverso queste fence, questi cancelletti, sia qui che qui, lasciano cadere gli slime piccoli che vanno a finire qui sotto, dentro questo canale, e in questo canale c'è una scala che li porta fino a sopra. Comunque, vi faccio vedere. Ovviamente ci sono i soliti che glitchano fuori perché si mettono in mezzo. Comunque, facciamo spannare uno grande. Come vedete, si separa in tanti piccoli sgorbietti. I piccoli sgorbietti arrivano qui. Ci vuole un po' di tempo, però ora moriranno. Quello sta glitchando. Non ci fate caso. Stanno affogando, ecco, vedete, prendono danno, si separano in quelli più piccoli che scendono, vengono incanalati tutti in questo canale e dopodiché salgono avendo una perdita di slime zero, mentre con tutti i sistemi che avevo provato inizialmente perdevo sempre qualche slime. Ora io non so perché, ma qua lagga di brutto, boh, forse troppi slime, rumore, non lo so, gli slime fanno lagga mentre registro. Quindi ora lo devo andare a costruire nel mio mondo in hardcore. Ovviamente questo non è il mio mondo in hardcore, sia ben chiaro, cioè avete capito, sì. Allora ho dovuto disattivare i suoni in questo modo, visto che mi laggo molto di meno. Sto controllando se il tizio ce la fa, arriva fino a qua, e a quanto pare sì, ce la fa. Quindi
In pratica sto iniziando a predisporre il meccanismo, però se porca miseria sti cose non si fanno uccidere. Dai, oh. Vai, morite, bastardi. Mamma mio. Allora, vi faccio vedere quello che ho fatto fino ad ora. Sto avendo delle difficoltà proprio abnormi. Questi cartelli li ho predisposti per la lama di lava. Mi devo andare a procurare un terzo secchio di lava, suppongo, perché l'ho fatta di larga 3. Qui abbiamo questo punto, l'ho fatto così, praticamente non posso ritornare sopra. E mi sono accorto che questo sistema che ho usato non è proprio infallibile al 100%, però funziona, cioè se io non sto nelle vicinanze funziona. Qui ho messo questa porta perché sennò non sapevo veramente come uscirne fuori. Ah, entra. Dai. Oh. Quindi ho bisogno di un altro secchio di lava. Qui la lava se ne spreca, quindi basterà scavare un attimino in basso. Ottimo. Mettiamo dei blocchi. Così non ci rischia di cadere dentro. Ora sarà un problema, non so se riuscirò ad andarmene via senza morire. Allora, vediamo un po'. Secchio di lava. Secchio di lava. Usiamo. Ma pietrisco, tanto è inutile. Ah, stavo pensando però se faccio così. Dopo straborda ai lati. Fortuna che non l'ho messo. Che palle, poi non sentendo i suoni non mi riesco neanche a rendere conto della cosa, però per registrare ormai è l'unica soluzione. Spero che questa patch, e che cazzo, pure un creeper, spero che questa patch esca immediatamente, perché sennò non, così in modo che esce pure Optifine e si può giocare in modo decente, ma quanto penso se ne riparlerà fra un mese. Facciamo la stessa cosa anche di qua. Vai. Qui un altro, dove cancella sempre le scritte. Ok. Proviamo a mettere le secchiate di lava. Tac, tac, tac. Cazzata. Ok. Ce l'ho fatta. Ora proviamo a passare noi, vediamo un po' se lentamente riesco a tornare indietro. Sembra di sì. Ok, posso saltare ora. E questo dovrebbe uccidere gli slime più grandi. Ecco, ora se riesco a imbucare la porta. No. Ok. Dopo aver fatto ciò, devo pensare al sistema quell'altro. Ovviamente qui l'ho fatto salire di un paio di blocchi, perché essendo tutta lava sotto avrei avuto un sacco di problemi. Qui probabilmente metterò tutto vetro per controllare. Per controllare. E niente, dai. Vado un po' avanti e vediamo cosa ne esce fuori. Ah, mi sono accorto che ho preso il piccone sbagliato. Perché io avevo un altro piccone prima, quindi sto usando quello là che usavo per spaccare la redstone. Penso che questa cosa sia. Ah, ecco perché i pistoni partivano, cioè nell'altro episodio. Quindi devo pure tornare sopra a cambiare piccone, perché questo penso sia l'unico con fortuna 3 che ho. No, c'ho anche quell'altro che c'ha fortuna 3, mi sa. Però non c'ho l'efficienza. E in questo caso non è che mi serva molto l'efficienza. Quindi devo tornare sopra a fare cambio piccone e prendo un po' di materiale. Allora, ho predisposto tutto quanto per uccidere gli slime, diciamo. Quindi devo mettere semplicemente i secchi d'acqua. Qui ce n'ho uno, qui ce n'ho un altro. Poi li riprendo dal mezzo.
qui uno e qui un altro e infine qui uno. Ok, a quanto pare ha bisogno di alcune piccole modifiche questa cosa. Ok, ora leviamo la terra. Così. E poi devo scendere e mettere, devo prendere altre secchiate d'acqua. Da qui non si può prendere, da qui sì, però. Ok. Ah, che palle, se ti rompi. Dai. Muori. E qui mettere delle secchiate d'acqua. Una va qui, l'altra va lì sotto, ma ovviamente non ci arrivo. Un attimo. Dai, dai, su. Ok. È andato. Quella non ci serve. Risaliamo. Ora devo aprire tutti i cartelli. Stando attenta a non cadere qui. Sì, tutti i cartelli, tutte i cancelletti. Qui l'ho fatti. Qui non si capisce. Aperto, aperto. Ok, ora non bisogna più toccarlo qui. C'è una piccola creeper, l'ho visto, crede di scappare. Ottimo. E c'è una piccola barricata che non si sa mai. E palle. Ora bisogna scavare le scale per gli slime. Andando a finire tutti qui. Non so da che parte mandarlo perché. Ah no, qui ok, già è finita, quindi la mando verso su, poi vado di qua. Scavo un attimo il canale e poi torno. E metto forse pure le scale. Le scale però me le devo andare a fare. Vabbè, poi tra un po' ci riaggiorniamo. Ok, una cosa che potrei fare come ho fatto nella creativa, no, non ci arrivo, è provare a mettere solamente un, non ci arrivo, ok, ora se non ce la faccio, ok, e mettere solamente un blocco d'acqua da una parte, in modo che gli slime vengano spinti direttamente nel canale. Qui ne è rimasto veramente poca. Saliamo. Ok, qui manca, no, non manca un cartello. Qui posizionerò un blocco d'acqua. E dopodiché qui. Oh, attenzione. Dietro questo blocco metterò le scale. E devo trovare un sistema per uscire, ovviamente. Vediamo un po'. Ah. Perché tutto questo splendore di luce? Che cazzo è successo? No, non capisco sinceramente. Ah, forse c'è la lava e sta bruciando il cartello? Non so se i cartelli bruciano. Comunque, indagherò. Questo è anche uno dei problemi per cui non si può fare cose troppo al di sotto, perché è pieno zeppo di pozze di lava e simili. Quindi le scale mi sa si trovano proprio nella traiettoria del coso, che palle. Ecco, sta ribruciando. Vabbè, vedo se si brucia il cartello oppure no. Comunque quel fuoco lì. No, stando qui le scale. Ok. Ottimo. Quel fuoco non ci potrà stare perché metterò l'acqua qui. E
O forse spostiamo le scale un po' più avanti su questo blocco. Quindi qua dove metto il cartello farò le scale. Ho detto scale 21 volte, scusate. Ora le vado a fabbricare. Oh, sono arrivati in massa. Stavo andando a prendere scale un attimo fa, ho stoppato di registrare e ho un modo di provarlo. Guarda quanti sono. Ok, muoiono. Oh, cazzo però! Questo fatto che non c'ho i suoni. Dai! Oh, sono negro. Ah no, perché ci sono gli slime. Qua, fammi mettere qualche blocco. No, niente. Sono impossibilitato a mettere blocchi. Qui? Ovviamente no, qui? Vabbè. Devo, boh, non so, tanto qua non ci tornerò mai più probabilmente. Però le caverne intorno devono essere un attimino riilluminate. Facciamo una piccola barriera anti-creeper. Così. Penso che sia anche un po' troppo piccola. Vabbè, come avete potuto vedere, il sistema mi sembra che funziona abbastanza bene. No, qualcuno è morto. No! Oddio, perché sono cascato dentro? Vabbè, torno e poi torno. Yeah. Allora, ecco fatto. Le scale praticamente finiscono in questo punto. Ed ecco i primi slime che non dovrebbero fare danno, penso. Vediamo. No, quindi si possono tranquillamente tenere in casa. Il vero problema di questa cosa, penso che in tutto il percorso facciano in tempo a despawnare. Ecco, ne sta salendo un altro. Questo è lì, si sta ricacciando giù di sotto. E poi devo trovare un sistema per integrare la scala all'interno della casa. Ops, non volevo farlo. E beh, probabilmente cambierò il design di dentro della sala degli incantesimi. Qui ce n'è uno, ma no, non si vede se sta salendo o meno. Sale e scende. Vediamo. Ovviamente qui dentro è tutto buio perché non posso fare altrimenti. Ah, ecco, sta salendo. Non so, nella prova che ho fatto in creativo comunque salivano tutti quanti. Ora ce ne sono ben due. Ah, e poi come accidenti esco? Ok, un attimino. Ah. Ok, ecco fatto. Tanto finché non danno fastidio, cioè. Forse bisogna andare proprio qui. Se levo, vediamo. Ah, rimangono incastrati. Ok, un'altra cosa a cui volevo lavorare era il tunnel, però controllo quanto tempo mi è rimasto e poi vediamo un po' se c'è tempo, se no, no. Allora, a quanto pare la slime farm sta funzionando benissimo. Intanto ho controllato, ho finito il tempo. E nel frattempo, queste 2 settimane che sono passate dall'ultima volta che ho registrato, siamo arrivati al 40B di snapshot. Quindi grazie per la visione, da VoloWiki è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!